L'autista non c'è, o se è seduto dietro al volante e maneggia un iPad e non guida. Infatti il truck americano viaggia da solo, regolato da computer e telecamere. Per celebrare questa innovazione di grande importanza sotto il profilo tecnico e sociale, Mercedes ha voluto creare un evento dedicato e un autoarticolato Freightliner ha viaggiato sulla diga Hoover per la Freightliner Inspiration Truck. La diga di Hoover, che trattiene miliardi di litri d'acqua e produce l'energia per Las Vegas e la California, ha offerto lo sfondo per il più importante progetto di videoproiezione mai realizzato in America. La proiezione, che ha impegnato oltre 1 milione di lumen, ha permesso al Freightliner di scrivere il proprio nome nel Guinness World Records per l'evento. Con l'occasione, la Daimler ha presentato il primo truck al mondo con guida autonoma, abilitato ad operare su strade pubbliche nella storica diga Arc Gravity di cemento del Nevada. La fantastica cornice fornita dalla diga, illuminata da 60 videoproiettori da 26.000 watt ognuno e che per 30 minuti hanno animato uno schermo di oltre 420.000 metri quadrati, l'equivalente di quasi 9 campi da football, ha realizzato uno show senza precedenti, accendendo di luce un'immagine nitida dalla distanza di poco inferiore a 1 chilometro e generando un'impressionante potenza luminosa di 17 milioni di lumen, che equivalgono alla luminosità di circa 1.400 lampadine domestiche da 60 watt. Il primo viaggio di questo specialissimo camion è stato compiuto lungo la Highway 15 a Las Vegas, nello stato americano del Nevada. Del resto, nel luglio dello scorso anno, Mercedes-Benz aveva già dimostrato le potenzialità del Future Truck 2025, che si era districato autonomamente lungo una tratta sicura dell'autostrada tedesca A14, nei pressi di Magdeburgo, e l'anteprima mondiale statunitense non è altro che un nuovo passo verso il domani. Negli scorsi mesi la tecnologia era stata sperimentata per molte migliaia di chilometri e configurata sulla base degli impieghi sul suolo americano. Il truck del domani, inoltre, dispone anche della tecnologia Highway Pilot, che include un radar e telecamera ad ampio spettro, oltre ad altre funzioni come l'Adaptive Cruise Control, già impiegato sul modello Actros.